Buonasera da Urbano Cavo. Torino è città magica? C'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, c'è chi dice non so. Noi qui stasera in esclusiva lo verificheremo con voi. I nostri informatori, di cui non rivelerò il nome, hanno raccolto una serie di indizi che ci permetteranno di scoprire i luoghi dove avvengono fenomeni esoterici. Seguitemi. Un altro appuntamento di Torino città magica. Un toretto, il fiume Po, due elementi unici e caratteristici di questa nostra città magica. Bene, cari telespettatori, comunque non sono questi due elementi che ci interessano questa sera. Questo è il luogo magico ed esoterico per eccellenza che, secondo le informazioni che mi sono giunte questa sera, vi renderà partecipi di un fatto veramente eccezionale ed unico. Fra pochissimi istanti, 20 secondi all'incirca, quando l'ombra dell'albero che tende a San Mauro si incontrerà con l'ombra dell'albero cui tendevi la pargoletta a mano, solo allora e in quel preciso istante avverrà l'evento fatato ed esoterico. Silenzio, vado a fare il conto alla rovescia. 5, 4, 3, 2, 1. Torino è città magica. Anche se da Urbano Cavo è tutto.